siete stati dei vicini meravigliosi. Non dimenticherò mai tutto quello che avete fatto per me. Ti eri affezionato ai tuoi vicini? Sì, certo, ma era attaccato al loro contatore da 2 anni. 2 anni! Vedo i pali della luce, vabbè. Quindi è arrivata pure qua l'elettricità, eh? Pensa che bello appena arriva la televisione. Che sono venuti a fare? Dalla nonna, che dice papà che almeno quella mummia c'ha la pensione. Sono venuto a rilassarmi, lo sai, la vita in città è frenetica. Hai perso il lavoro pure tu e sei tornato in paese. Mamma, sembra l'alba dei morti viventi, sembra. A casa di mamma con noi ci sarà pure la zia Carmela. No. Anche lei, come la mamma, ha una bella pensione. Ma voi ne avete altri di questi parenti? Eh certo. Benvenuti! Benvenuti, zio Pasquale, prego, da questa parte! Ah, qua ci sono le deleghe! Cioè, a noi dei soldi non ce ne frega niente. Lo facciamo per affetto. Ecco, compa, per affetto mi aspetti in macchina per piacere. Sali, sbrigati, compa, sali! Che succede? Sali. Oh, ma che è una rapina! Ma veramente, signor procuratore? Si sta aprendo un'indagine su di voi, eh? Questo perché? Per colpa delle tue pensate! Senti, ma perché non te le facevi venire tu le pensate, visto che sei laureato? Sì, signore, in scienze della comunicazione! Ma con chi comunichi? Che te capisco solo io a te, compa! Ti devo sposare con zia Lucia, Salvo, ma che sei pazzo? Zia! Ha una pensione per sempre! Questo è un declino morale che deve finire! Quindi a sposarsi devono essere 2 persone giovani! Salvo, io te lo sto dicendo, eh. Se sta cosa si viene a sapere in paese, io per la vergogna me ne vado a Düsseldorf dai miei genitori. Massima riservatezza! Auguri! 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 In città queste cose non succedono, hai capito? E allora tornatene in città. In città facciamo rapine, facciamo borseggi, facciamo trattative con lo Stato e ognuno si fa i fatti propri. E non sputare.